Pozzi, benvenuto a Tango, benvenuto. Senti, tu balli, che ballo sei? Il ballo del mattone, no? Mario Tozzi è il ballo del mattone. Giusto quello, ballo malissimo. Senti, il nostro tavolo cinese, tra poco scoprirai le nostre tre cloche, parliamo anche del tuo ultimo libro, Oltre il fango, che è qui con me. Prima però, settimana scorsa, a questo tavolo, la professoressa Viola ha lamentato che dopo la grande abbondanza durante la pandemia, la scienza sia di nuovo un po' scomparsa dalla TV. Tu sei uno dei pochi che tiene alta la bandiera della divulgazione scientifica, ma senti anche tu questa insufficienza nel caso, come la spieghi? Sì, la sento un po', per quanto tante cose ci sono in giro, ma soprattutto è un po' sotto attacco, direi. Cioè, vedo che c'è una, proprio partita con Covid-19, una specie di fronda contro la scienza. Io un po' la capisco, perché noi siamo di fronte a tematiche, a problematiche che ci fanno tremare le vene dei polsi. Non abbiamo spesso gli strumenti culturali o scientifici per affrontarle e cerchiamo una scappatoia. Una di quelle è quella di nasconderle, dunque dire no, gli scienziati non li voglio sentire, mi raccontano una verità che non mi piace. E quindi è un po' sotto attacco la scienza, lo si vede soprattutto in un ambiente social, sì, anche in televisione, insomma. Vabbè, no? Sui cambiamenti climatici, questo proprio. Tra l'altro è appena finito il tuo Sapiens su Rai 3, quando torni in onda? A maggio, stiamo subito, già girando. Ti chiediamo subito quando ti possiamo rivedere, che sei amatissimo. Senti, a questo punto scopriamo la prima cloche. Vado. Che ha... ecco, un termometro da muro, simbolo del riscaldamento globale, dei cambiamenti climatici, visto che c'è chi si ostina ancora a negarli, a mettere in dubbio che siano causati dall'uomo. Ci spieghi, ci dici una volta per tutte qual è il consenso della comunità scientifica su questo e come spieghi questo negazionismo? Quelli che studiano il clima, cioè gli specialisti, sono gli unici che dobbiamo sentire, no? Spesso senti dire, no, ma quel tale scienziato, quel tale premio Nobel mi dice che... ma quello non è uno specialista, è un'opinione importante... ma non ha un'idea specifica di quella problematica. Ecco, quasi il 97% degli scienziati che studiano le cause di questo cambiamento climatico ci dicono che non dipendono più dal sole, come pure in genere dipendono, non dalle variazioni nell'orbita, non dalle correnti oceaniche, non dalla posizione dei continenti. Dipende solo dai gas serra in atmosfera. Principalmente l'anidride carbonica e le buttiamo noi. Quindi il 97%. Di consenso, di quelli che studiano le cause del clima. Chiedevo. Dunque dicevo... Quindi non è un... No, ma voglio dire che uno può anche pensare che quel 3%, no? Perché in scienza... Sì. Però è anche vero che se io chiamassi, che ne so, 100 professori al capezzale di un mio amico malato e 97 mi dicessero di operarlo e 3 mi fossero in dubbio, beh... Non ci avrei questo dubbio. Qui noi vogliamo il 100%. 100% di scienza non si può ottenere. È l'amico malato il nostro pianeta. Sì. Senti, secondo l'OMM, l'Organizzazione Meteorologica dell'ONU, 2023 è stato l'anno più caldo. Sì. Dicembre 2024 potrebbe andare anche peggio. Perché e quali ricadute ci sono su di noi per questo innalzamento delle temperature? Perché? E perché noi stiamo continuando a gettare gas serra in atmosfera. Lo facciamo continuamente. Ogni nostra attività di combustione aumenta questa cappa, no, che tiene il calore vicino alla Terra. E il 2024 è molto probabile, da come comincia, che sarà peggio. Diciamo che ricorderemo il 2022 come uno dei più freschi e più umidi. Quindi, ecco. Però in che cosa poi si declina questo? Un po' in quello che scrivo nel libro, cioè perturbazioni meteorologiche a carattere violento. Quello è un clima che cambia, però porta più energia termica in atmosfera e più evacuazione attraverso estremi meteorologici, i cosiddetti medicains, no? Sai, gli uragani mediterranei o altre cose di questo genere qua. Poi si innalza il livello dei mari. E tu devi considerare che la gran parte delle persone che vivono negli arcipelaghi del mondo si vedono la terra venire via sotto i piedi, Poi fondono i ghiacci, cioè succedono cose. Stiamo entrando in un territorio inesplorato, è un po' questo il punto. Non è che sappiamo benissimo come un va. Un po' l'abbiamo già visto come eventi ambientali catastrofici nel 2023 nel nostro paese, basti pensare all'alluvione in Emilia Romagna, ma non solo. Tu hai raccontato il 2023 sulla stampa, lo possiamo vedere l'articolo, come l'anno orribile del clima, noi lo ripercorriamo per immagini, vediamo. Thank you.
6-7 metri di qui. Ma se prendi da questo piano... Lì la sposto, guarda, è impressionante. Allora, qual è il nesso scientifico tra riscaldamento globale e alluvioni ed esiste un legame anche con le eruzioni vulcaniche? Proprio in queste ore stiamo assistendo all'emergenza in Islanda vulcanica con case addirittura inghiottite dalla lava. No, tiriamo via subito naturalmente i vulcani che emettono anidride carbonica. Non è ancora provata. No, no, non solo, anzi l'eruzione di un vulcano quando è esplosiva, quindi vomita ceneri eccetera, lo raffredda il clima, dunque se fosse... Non c'è questa relazione. Per quello che riguarda invece il resto, come dicevo prima, quanto più c'è calore, tanta più energia termica c'è, tanto più le perturbazioni sono violente. La differenza di temperatura soprattutto tra i mari, che sono diventati caldissimi, compreso il Mediterraneo, non solo il Golfo del Messico, e la temperatura che poi invece delle masse d'aria fredda che vengono da nord. Questa naturalmente è una conseguenza meteorologica, certo, di un cambiamento climatico. Non confondiamo, ecco, il clima col meteo, sì, perché sì, sono sì, due sì, cose diverse. Naturalmente molto c'entra anche com'è il territorio, nelle alluvioni. Esatto. Sì, perché, e qui andiamo a cosa facciamo noi. Sì. Perché tu nel tuo libro, oltre il fango, scrivi che al dissesto idrogeologico noi rispondiamo nel modo più sbagliato possibile, col cemento, l'imbrigliamento del territorio, per non parlare della mancata manutenzione di fiumi, tombini. Facciamo tutto quello che non si dovrebbe fare. Perché ci ostiniamo in questa strada sbagliata? Perché ci sembra... Perché il metodo che funzionava un tempo, ma... funzionava? All'inizio, sai, i muraglioni del Tevere impediscono che il Tevere esca fuori in città, e va bene. Però avresti dovuto lasciare dello spazio libero al Tevere, che ne so, a Orte, per poter sondare quando arriva una massa d'acqua. Perché non è che puoi reggimentare un fiume dalla sorgente alla foce, non si può fare questo. Quindi quello che succede oggi è che noi abbiamo così maltrattato il territorio, così reso impermeabile con asfalto e cemento, che l'acqua resta tutta in superficie, sotto non ci va, e quindi finisce nei corsi d'acqua che però non la reggono. Anche perché in poche... Poi pulire, appunto, dicevo, tombini, controllare parlare di quello, l'ago, diciamo, dei fiumi. Diciamo che si combina, no? In poche ore piove tanta pioggia quanto ne pioveva in sei mesi. E in più il territorio è cambiato, quindi per forza assistiamo all'Emilia Romagna, è stato un disastro epocale. Senti, a proposito proprio di messa in sicurezza del nostro territorio, ti faccio vedere dei dati che sono significativi, perché il governo Meloni ha rimodulato, come si dice, i fondi del PNRR dedicati proprio al rischio alluvione, 1,28 miliardi di euro e 6 miliardi per resilienza e valorizzazione del territorio. Ovviamente un problema che non riguarda solo questo governo, come sappiamo bene, viene da lontano, ma ti faccio la domanda delle domande: perché nel nostro paese interveniamo, se interveniamo, sempre solo per fronteggiare le emergenze e mai per prevenirle? Questo è un problema di territorio, perché sul nostro paese il territorio è amministrato localmente da amministratori pure capaci, per carità, che non sanno dire dei no. Cioè non sanno dire: guarda, qui non si costruisce, qua non lo puoi fare, vicino al fiume non ti puoi mettere, e allora agisci per forza in emergenza. Invece sappiamo che un euro speso in prevenzione ne vale 10 in emergenza, cioè risparmieresti pure. Purtroppo non si riesce a far capire. È la logica delle opere, no? Tu pensi che io fermo, che ne so, l'alluvione con una diga, ma non funziona più sta roba, come a Ischia, no? Che facciamo? Circondiamo il monte Epomeo con un muraglione dei 20 metri. Cioè il nostro pubblico vedo che annuiscono. Sappiamo tutti quali sono i problemi, anche appunto, la strada da imboccare. Saranno 30 anni che vediamo queste cose in giro. Andiamo altrove. Ecco. Senti, a proposito appunto di opere, a proposito di cemento, ora ti faccio scoprire la seconda cloche che, preparati, nasconde un oggetto straordinario. Vado. Pronto, vai. Beh? Non lo riconosci? Il ponte sullo stretto di Messina. Senti, battute esilaranti a parte, il ponte ancora non c'è, ma per decisione del governo Meloni vedrà la luce entro il 2032, cioè un fantasma, ma una lunghissima storia che ha ripercorso il nostro Carlo Puca, vediamo. Nave fermate, dovete costruire la vostra torre, la torre di Babele, sempre più grande, sempre più alta e bella. Siete, non siete padroni della terra. Sembra una storia contemporanea, ma la prima idea di collegamento tra la Sicilia e il continente risale al 1840 con il re Ferdinando II delle due Sicilie. Dall'unità d'Italia al secondo dopoguerra si contano una dozzina di proposte, complici anche le aspirazioni di Benito Mussolini. Nel dopoguerra, a partire dal 1952, l'opera fu rilanciata durante il governo di De Gasperi e 3 anni dopo venne costituito il gruppo Ponte di Messina S.p.A.
Poi, nel 1969, il governo di Roma bandì un concorso internazionale di idee che portò a 143 progetti presentati a 3 miliardi di lire finiti nel nulla. E nel 1979 il premier Cossiga approvò la costituzione della Stretto di Messina S.p.A. Da allora le promesse si sono sprecate. Nel 1985 il presidente del Consiglio dell'epoca, Bettino Craxi, nel 1986 l'allora presidente dell'Irio Romano Prodi e soprattutto Silvio Berlusconi. Tanto è una realtà, è già stato completato il progetto preliminare con addirittura un risparmio di alcuni mesi sulla data prestabilita. Nel 2005, durante il terzo governo del Cavaliere, un'associazione temporanea di imprese vince la gara d'appalto con un'offerta di 3,88 miliardi di euro. E nel 2012 viene anche completata a Villa San Giovanni la prima opera propedeutica al ponte. Ma pochi mesi dopo Mario Monti decide di stoppare il progetto, mette in liquidazione la Stretto di Messina e stanzia fino a 300 milioni per il pagamento delle penali. A sorpresa però nel 2016 Matteo Renzi ripropone la costruzione del ponte. Per cui se voi siete nelle condizioni di portare le carte e di sistemare ciò che è fermo da 10 anni, noi lo sblocchiamo. E ad agosto 2020 Giuseppe Conte lancia addirittura l'idea del tunnel sottomarino. Poi il silenzio fino al 2023, quando Matteo Salvini dichiara che i lavori sarebbero partiti entro quest'anno. Dalle parole ai fatti, promesse mantenute. Vedremo. Certo è che finora per un ponte fantasma abbiamo già speso 342 milioni di euro e molti altri sono ancora in ballo. Come dire, pacco e doppio pacco. Ci aspetta un contropaccotto all'accettola qualunque? Signori, costruiremo il ponte! Sullo Stretto di Messina, per tornare ai seri, ancora non c'è, però c'è già costato un sacco di soldi, molti altri ce ne costerà. Il preventivo del governo è di 11,6 miliardi di euro, 2024 sono previsti 607 milioni, 885 nel 2025 e così via. Tu hai definito tutto questo una sciagura, perché? Ma per tanti motivi. La prima è che sta succhiando tutti i denari che potrebbero servire ad altre opere di collegamento, ivi comprese quelle siciliane e calabresi, perché lì la rete dei trasporti non è esattamente quella che dovrebbe essere adeguata a un ponte di questo genere. Poi perché non sappiamo benissimo, almeno dai dati che ho visto io, ma può darsi che mi sbaglio, non c'è un ponte al mondo neanche più corto di quello a una campata unica che ospiti la ferrovia. E se tu fai un ponte del genere lo fai soprattutto per l'alta velocità. Io ho fatto per velocità, però, te lo dico, a Natale, da Copenaghen a Malmo, dalla Danimarca alla Svezia, nel ponte che ha la ferrovia ed è più lungo del ponte però non è a campata unica, no? Quello è fatto di, tante, di tanti blocchi diversi. Ah no, campata unica. Poi c'è, però... un posto, diciamo, piuttosto pericoloso per cui, dal punto di vista geologico, per cui devi stare molto attento, devi cioè dare dei parametri di sicurezza molto importanti. Ma il mio dubbio è questo. Io faccio un ponte lì che regge magnitudo 7,1 Richter, cioè quella del terremoto del 1908, per intenderci. Dovresti forse farla un po' più alta, ma comunque. Che ci faccio con quel ponte se davvero arriva un terremoto di quella magnitudo o un po' più bassa, che raderebbe al suolo Reggio Calabria e Messina? Cioè va a unire due cimiteri in caso di terremoto forte. Non è meglio mettere i denari pubblici, quelli sono denari pubblici, nella ristrutturazione antisismica delle zone dello stretto, risistemare i traghetti, renderli più efficienti, più ecologici, risistemare l'area di imbarco e lasciar stare questa cosa che oltretutto da un punto di vista paesaggistico. Quindi il rischio sismico però lo metti come prima. Beh, il rischio sismico nel senso non per il ponte, il ponte si può costruire, si costruiscono i ponti, certo. In questo, però poi sarebbe uno storno di denari pubblici che invece servono altrove. Chiaro. Andiamo all'ultima cloche anche in questo caso, è un oggetto straordinario, esclusivo, solo noi ce l'abbiamo, guarda un po', un sasso. Ah, però, per un sasso conosco, perché è un doppio simbolo, da un lato la tua passione per la terra fin da piccolo, dall'altro l'impenetrabilità della tua vita privata, perché tu non ne parli mai, hai detto no. Non è interessante. Ma no. Noi invece abbiamo scoperto che tu, ad esempio, avevi un padre che faceva addirittura l'agente segreto, sì. Ma è vero o te lo raccontava no, lui? No, no. Per affascinarti da bambino? No, beh, non c'era bisogno, faceva il corriere diplomatico con i paesi dell'est quando c'era la cortina. Quindi lui poteva andare e tornare con la valigia che non si doveva guardare e simulava una vita, diciamo, di culturalmente differente dalla sua, estrazione. No? Fai conto, mi pare che comprasse l'Unità, che non era certo il suo giornale, ma per tenere, non so, un profilo diverso. Io mi immaginavo poi cose
Però è vero, come no, sì. Senti, da bambino andavi già per grotte da bravo geologo e poi da bravo conduttore intrattenevi gli amichetti con delle storie. Ci racconti quella della rana Margherita? No, ma non era una storia. E io ero convinto che andando in vacanza in Versilia, che scendendo sul greto del fiume e trovando degli animali, tra cui le rane, io le prendevo così, cioè, fosse sempre la stessa. E quindi mi veniva lì sta rana, io l'avevo chiamata Margherita, perché, ma dico, ma è possibile sta rana che non cresce, non invecchia? Poi erano evidentemente rane diverse, però a me interessavano i sassi di quei fiumi, li vedevo, no? C'erano dei sassi neri, dei sassi bianchi. Abbiamo scelto l'oggetto perfetto, che però è la tua storia. Senti, tu hai avuto come punti di riferimento, diretti o indiretti, due giganti della televisione, primo inevitabilmente Piero Angela, lo consideri il tuo maestro? Sì, no, io lo chiamo il Mahatma, perché è la grande anima che ha tenuto insieme tutti i divulgatori, da lì siamo nati tutti con alterne vicende, certo, assolutamente sì. Poi... Il secondo inaspettato, io almeno non lo sapevo, è Renzo Arbore, vero che è stato lui a lanciarti? Beh sì, perché mi ricordo che in un'intervista gli chiesero, un'intervista scritta, molto lunga, ma quali programmi vedi? E lui disse, io guardo Gaia, mi piace Mario Tozzi, così c'è, io poi l'avevo, in realtà io avevo quindi fatto... Quindi non ti lanciò, in realtà ti riconosceva. No, ma lanciò perché era direttore di Rai International e mi fece fare qualcosa come 125 documentari dalle città italiane per Rai International, che in Italia non sono mai andati in onda, ma in tutto il mondo sì. E io, la mia palestra è stata quella, con lui dunque proprio. Senti, è vero che nel sistema solare c'è un asteroide che porta il tuo nome? Sì, è vero, però mi hanno detto che non è in rotta di collisione, perché non si è mai tanto arriva nome. Sulla Terra. Manca tutta... Senti, ultima cosa importante della tua vita personale, privata, che non racconti mai, separato, è un figlio che vuole fare il comico, è vero? Vuole fare l'attore comico. Fa tutte le scuole di teatro, studia recitazione, studia queste cose. Ho cercato di scoraggiarlo in tutti i modi. Perché vuoi scoraggiarlo? Beh, perché è una cosa piuttosto complicata in cui ci vuole molto... Un po' di talento, molto studio e molta fortuna. Un po' di talento già vuol dire che non ce l'ha? No, un po' di talento che io posso anche riconoscere che lui abbia, ma ci vuole molto studio e molta fortuna anche, no? Non è una... Però gli ho detto sempre, quella è l'asticella tua, adesso la metti più alta che puoi, perché se non lo fai a 19 anni, quando lo devi fare? Ma ti prende in giro anche a te con le sue battute? Mi prende in giro, sì, mi guarda con una certa aria quando mi vede esagerare. Bravo, come si chiama? Mattia. Mattia, grande Mattia. Comunque, tu hai Sapiens, io ho l'Insapiens, Saverio Raimondo. No, dai, dov'è? Buonasera, buonasera. Lo conosco questo Lazzarone. Buonasera. Buonasera Mario Tozzi. In Sapiens. Allora, intanto mi saluti suo figlio, ovviamente. Domanda a lei che se ne intende, ma questo studio è antisismico? No? Perché speriamo di sì, con tutta quella roba. No, perché in Rai gli scossoni non mancano, quindi tutto sommato speriamo. Ecco, va bene, un'altra domanda, visto la sua conoscenza dei Sapiens. Ecco, io, che razza di ominide sono? Nel senso che Sapiens, Sapiens non sono evidentemente sciocco, ma neanche nemmeno Habilis. Esatto, quindi che uomo sono? Siamo tutti scimpanzé, in realtà, siamo noi che ci siamo chiamati Sapiens, ma siamo uno delle tre specie. Però di lui è l'anello di congiunzione tra noi. Sì, ma tra chi? Tra chi? Tra i nani da giardino e gli scimpanzé. Vabbè, vado a mangiare delle banane. Allora. No, sai quanto ti amo. Ti vogliamo Grazie davvero, stai fermo lì.